A 80 anni dalla strage di San Polo, avvenuta esattamente 2 giorni prima della liberazione di Arezzo, il 14 luglio del 1944, una commemorazione arricchita dalla presenza di Laura Ivert, la nipote di colui che ordinò questa strage. È difficile parlare con voi oggi sotto il peso del passato che ci lega. Sono nata quasi 40 anni dopo il 14 luglio 1944 e 40 anni dopo sono qui con voi per commemorare, per mantenere viva la memoria di quei terribili crimini. Di questo sono responsabili mio nonno e altri. La mia generazione è cresciuta in un'Europa pacifica, in circostanze molto più fortunate. Attualmente noi ci stiamo accorgendo di quanto questa pace possa essere fragile. Questo sviluppo è preoccupante. Voi ed io siamo testimoni di come le conseguenze della violenza e della guerra si tramandino per generazioni. Credo fermamente che l'incontro e il dialogo siano una cura. Mi sta molto a cuore la volontà di capire, riconoscere l'altro, la sua sofferenza. È una condizione necessaria per la comprensione e la comunicazione. Una giornata che è iniziata con la cerimonia al cippo qui dietro le mie spalle. Subito dopo la deposizione di una corona d'alloro e anche di un mazzo di fiori da parte di Laura a Villa Gigliosi e poi la messa celebrata da Don Natale Gabrielli. Un momento per riflettere su una delle stragi più feroci ma anche più inutili del 1944.